7 curiosità impressionanti e strane sul corpo maschile. A che serve il pomo d'Adamo? Il corpo maschile è pieno di sorprese. Alcune delle sue caratteristiche restano in gran parte sconosciute, non solo alle donne, ma anche agli uomini stessi. Quindi, se vuoi sapere di più sul corpo in cui vivi, preparati! Abbiamo compilato per te una lista di curiosità impressionanti e particolari sul corpo maschile e alcune strane differenze tra corpi maschili e femminili che non vorrai perderti. Ma prima di iniziare, fai clic sul pulsante iscriviti e attiva le notifiche per essere sempre il primo a guardare i nostri video. Ora iniziamo! 1. Origini femminili. Sapevi che tutti gli esseri umani nel mondo iniziano la loro esistenza come femmine? Beh, lo facciamo tutti, almeno per qualche tempo. Com'è possibile? I genetisti hanno scoperto che gli esseri umani, tecnicamente, iniziano la vita come una tabula rasa e per le prime 5-6 settimane nel feto è presente solo il cromosoma X. I cromosomi X e Y determinano il sesso dell'individuo. Se durante il concepimento si uniscono due cromosomi X, nascerà una femmina. Se un cromosoma X ed uno Y si uniscono, nascerà invece un maschio. Dopo 5-6 settimane, se il feto è maschio, in un processo chiamato differenziazione sessuale, appare il cromosoma Y. Il cromosoma Y rilascia androgeni, come il testosterone, e inibisce l'estrogeno, l'ormone femminile. E se il cromosoma Y non arriva mai? Beh, in quel caso il feto continua a svilupparsi come una femmina. Ricordati di queste origini femminili dell'uomo, perché più tardi ci tornerà utile. 2. Calvizie. Non spaventarti se sotto la doccia ti cadono i capelli. Secondo l'Accademia Americana di Dermatologia, perdiamo in media circa 50-100 capelli al giorno. E dato che hai oltre 100.000 follicoli sul cuoio capelluto, non è poi così grave perdere solo 50-100 capelli. Ma la perdita sostanziosa di capelli che porta alla calvizie è un problema che colpisce un sacco di uomini. Contrariamente all'opinione popolare, il gene della calvizie non è trasmesso esclusivamente dai cromosomi X della madre. Ci sono altri fattori importanti. Se un uomo ha il padre calvo, le sue possibilità di perdere i capelli aumentano del 60%. L'attività degli ormoni maschili colpisce anche i follicoli piliferi, così che il corpo perde gradualmente la capacità di produrre nuovi capelli. L'attaccatura dei capelli inizia a recedere e i capelli sulla sommità della testa si assottigliano. Lo stress e un'alimentazione povera sono altri fattori che aumentano significativamente il rischio di diventare calvi. Gli uomini che hanno la calvizie possono iniziare a perdere i capelli già negli anni dell'adolescenza. E se sta succedendo anche a te, non preoccuparti, di solito ci vogliono tra i 15 e i 25 anni per diventare completamente calvi. E secondo uno studio condotto da ricercatori dell'Università della Pennsylvania, gli uomini calvi sono percepiti come più dominanti e attraenti. Quindi perché non sfoggiare questo look? 3. Il viso degli uomini invecchia più lentamente di quello delle donne. Il viso maschile conserva il suo aspetto giovanile per molti più anni di quello femminile. Questo dipende dal fatto che la pelle di un uomo perde la concentrazione di collagene molto più lentamente man mano che invecchia, il che significa che è molto più resistente a rughe e alla pelle cadente. Tuttavia, le abitudini di cura della pelle e l'esposizione alla luce solare potrebbero far invecchiare la pelle, così da far svanire questa sostanziosa differenza. Ad esempio, se una donna si prende cura della sua pelle e applica regolarmente la protezione solare, potrebbe sembrare molto più giovane di un uomo della stessa età, ma che non si prende cura della sua pelle. Sebbene gli uomini abbiano questo invecchiamento a rilento, i fattori ambientali possono aggiungere anni alla pelle di un uomo e annullare gli effetti del collagene. Quindi, ora che lo sai, potrebbe essere una buona idea quella di metterti la crema solare quando ti esponi al sole. 4. Pelle spessa. No, non stiamo parlando di pelle emotivamente dura. Secondo alcuni studi dermatologici, la pelle degli uomini è più spessa sullo strato corneo, lo strato più esterno dell'epidermide che fornisce una forte barriera tra l'ambiente e le cellule viventi sottostanti.
L'ormone responsabile della pelle spessa degli uomini è il testosterone, che la rende più spessa del 25% rispetto a quella delle donne. Tuttavia, col tempo, la pelle degli uomini diventa sempre più sottile, mentre la pelle delle donne rimane dello stesso spessore fino a che non raggiunge la menopausa, quando inizia ad assottigliarsi. La trama della pelle maschile, inoltre, è molto diversa da quella femminile. Superficialmente notiamo che la pelle di un uomo è più ruvida, ma potremmo non notare che la pelle di un uomo produce anche più sebo della pelle di una donna. Il sebo è una sostanza oleosa secreta dalle ghiandole sebacee, che aiuta la pelle e i capelli a mantenere i loro livelli di umidità. Sembra una buona notizia, vero? Ma questo spiega anche perché gli uomini hanno più acne delle donne. In ogni caso, capelli e pelle idratati sembrano comunque un ottimo vantaggio. 5. Gli uomini possono allattare. Sì, hai sentito bene. Ti sei mai chiesto perché gli uomini hanno i capezzoli? Ti ricordi quando prima abbiamo detto che gli uomini iniziano la loro vita come femmine? Uomini e donne sono costruiti secondo uno schema comune e questo è il motivo per cui gli uomini hanno i capezzoli. In teoria, gli uomini potrebbero allattare perché i loro seni hanno i condotti del latte e alcuni tessuti mammari. Un altro motivo è che possiedono gli ormoni responsabili della produzione di latte, ossitocina e prolattina. Ma non spaventarti e non aspettarti di iniziare ad allattare da un giorno all'altro, perché ciò non è affatto comune. Certo, è accaduto che uomini abbiano allattato dopo una stimolazione significativa dei capezzoli. A volte, addirittura, alcuni si sono ritrovati a sperimentare un allattamento spontaneo che di certo è imbarazzante. Ma questi casi possono verificarsi solo quando viene prodotta una quantità eccessiva di prolattina. Questo potrebbe essere dovuto ad alcuni tipi di trattamenti medici utilizzati per stimolare il cuore, a problemi con la ghiandola pituitaria e con l'ipotalamo, all'uso di oppioidi o a una fame estrema. Quindi, a meno che non stiate assumendo farmaci che reagiscono con i vostri livelli di prolattina, non dovete preoccuparvi dell'allattamento spontaneo. Phew! 6. Il pomo d'Adamo. Ti sei mai chiesto a cosa serve il pomo d'Adamo? Hai notato quando hai iniziato a sporgere? Durante gli anni dell'adolescenza, il corpo maschile subisce una serie di cambiamenti, uno dei quali è la protrusione del pomo d'Adamo. Il pomo d'Adamo si espande a causa della crescita della laringe. Man mano che la laringe cresce, la voce dell'uomo diventa più profonda e più bassa. Alcuni uomini possono avere un pomo di Adamo più grande se la loro laringe è parecchio grande. Sapevi che anche le donne possono avere il pomo d'Adamo? La maggior parte delle donne ha una versione rimpicciolita del pomo d'Adamo, che è lì per proteggere la ghiandola tiroidea e le corde vocali. Alcune donne possono sviluppare pomi d'Adamo più grandi se la loro laringe è grande e l'ingrossamento della laringe può dipendere da un aumento del testosterone. 7. Percezione del colore. Hai presente quella scena vista e rivista in TV in cui una donna fa vedere una palette di colori a un uomo per sapere cosa ne pensa di quelle sfumature di bianco, ma lui vede solo una sfumatura unica? La ricerca ha dimostrato che c'è una base scientifica che spiega questa incapacità di distinzione. Gli uomini possono distinguere molte meno sfumature di colore rispetto alle donne e la ragione è molto semplice. La percezione del colore è determinata dalle cellule del cono retinico, le cui informazioni sono contenute nel cromosoma X e, poiché le donne hanno due cromosomi X, il numero di cellule coniche che possiedono è naturalmente il doppio di quello degli uomini. Un professore del CUNY Brooklyn College ha testato un ampio gruppo di uomini e donne sulla percezione dei colori. I risultati hanno dimostrato che le donne sono più abili nel distinguere tra sottili gradazioni di colore. Per alcune sfumature, le donne erano in grado di rilevare piccole differenze di colore che invece agli uomini sembravano uguali. Tuttavia, gli uomini sono più bravi a percepire i cambiamenti di luminosità. Secondo un rapporto scientifico del 2014, il colore rosso ha dimostrato di distorcere la percezione del tempo di un uomo, ma non quella di una donna. A volte non desideri che uomini e donne possano vedere le cose con gli stessi occhi? Ok, scherzi a parte, le differenze tra la percezione dell'occhio femminile e quella maschile sono reali.
Conosci altri fatti impressionanti sul corpo maschile o qualsiasi differenza generalmente sconosciuta tra corpi maschili e femminili? Se è così, dici tutto nella sezione commenti e non dimenticare di fare clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo della Vita.